Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live. Parleremo diffusamente di Serie C, purtroppo per il Teramo una battuta d'arresto pesante sul campo della San Benedettese che ha prevalso per 2-0 le reti realizzate nel primo tempo. In avvio dopo 9 minuti l'ex aquilano Francesco Rapisarda ha sbloccato il punteggio, il raddoppio di Stanco, ex centravanti, ex attaccante della Cittadella e del Modena alla 24. C'è stata una buona reazione nella ripresa che però non ha sortito gli effetti desiderati. Pessimo avvio da parte dei biancorossi, grande approccio invece, dobbiamo dire, approccio ideale al match da parte della squadra di Eziolino Capuano. Ma vediamo il quadro completo dei risultati. Quart'ultima giornata nel girone B, Renate Ravenna 0-0, Fano Battemestre 1-0, e questo non è un risultato favorevole al Teramo. Tra poco vedremo infatti la classifica. Feral Pisalò Sant'Arcangelo 1-1, ancora imbattuto il Sant'Arcangelo, affidato a Karel Zeman. Gubbio Triestina 1-1, San Benedettese Teramo 2-0, Vicenza Pordenone 1-1, col Pordenone che ha giocato per oltre un'ora in superiorità numerica, espulso Bianchi della Vicenza al 28esimo. Il Vicenza era passato in vantaggio con l'ex giocatore del Lanciano Nicola Ferrari. Il pareggio di Burrai da parte dei friulani nella ripresa. Padova Albino Leffe questa sera alle 20.30, domani il posticipo di fronte Reggiana e Bassano con inizio alle 20.45. vediamo la classifica aggiornata, eccola qui. Ricordiamo che il Teramo nel prossimo turno, domenica prossima, osserverà il turno di riposo, dunque avrà due partite soltanto da giocare a Fano tra due settimane. Sarà uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza, e poi chiuderà in casa con la Reggiana al Bonolis. Padova in testa con 57 punti, la Samb scavalca la Reggiana che però domani dovrà affrontare il Bassano nel posticipo. Samb 52, Reggiana 50, Bassano e Sio di Tirol insieme con Mestre e Feral Pisalò a quota 46, Triestina e Pordenone 42, Renate 41, Albino Leffe e Ravenna 39, Fermana 37, Sant'Arcangelo, Teramo e Gubbio 33 punti, Fano 31, chiude il Vicenza di Franco Lerda, penalizzato di 4 punti, con 30 punti. Allora possiamo, prima di collegarci col nostro inviato alla Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, vediamo un po' le azioni salienti di questa partita. Samb batte Teramo 2-0, le formazioni, il Teramo col 3-5-2 senza Speranza, fermato per un turno dal giudice sportivo, Calore tre pali, Sales, Caidi e Milillo, trio di centrali di difesa, Ventola e Varas esterni di centrocampo, De Grazia, Graziano e Ilari nel cuore del reparto, Bacio Terracino e Gondò a comporre il tandem d'attacco. Dunque torna al 3-5-2 Ottavio Palladini, il 3-4-1-2 invece disegnato dal tecnico della Samb Eziolino Capuano, con Bellomo, grande protagonista dell'avvio di partita, tra le linee alle spalle di Di Massimo e Stanco. La posizione di Bellomo ha creato più di un imbarazzo al centrocampo e in generale alla squadra di Ottavio Palladini. Stiamo per vedere le azioni salienti di questa partita, con la Samb che si porta in vantaggio al 9° minuto. Qui non è proprio impeccabile Sales, la palla recuperata da Stanco, quindi Bellomo alza la testa, il suo assist preciso per Rapisarda, dimenticato da Varas, non esce Calore, 1-0 San Benedettese per Rapisarda, un gol molto importante, classe 92, ha giocato nell'Aquila nella stagione 2012-2013, campionato vinto. Alla guida c'era Giovanni Pagliari, subentrato nel corso di quella stagione. Dunque Samb in vantaggio, c'è questa flebile, dobbiamo dire, reazione del Teramo con Vara, spalla in mezzo per Gondò che tenta una Veronica con il tacco, la palla bloccata senza problemi dal servo difensore della Samb Perina. Calcio d'angolo per il Teramo, guardate che cosa succede, a vuoto Ventola, il contropiede letale, fulmineo della squadra di Francesco, di Eziolino Capuano, con Di Massimo che allarga il gioco per Bellomo, palla indietro molto intelligente per Stanco che di giustezza infila il portiere del Teramo Tomas Calore. Siamo al 24esimo minuto nel corso del primo tempo, Samb 2 Teramo 0. Alla 40esimo una buonissima opportunità per dimezzare lo svantaggio, da Gondò a Ventola parte il traversone di controbalzo, Bacio Terracino, e c'è la parata strepitosa
di Perina, ex portiere del Cosenza, è stato molto reattivo su questo tentativo di bacio terracino. Si chiude qui il primo tempo. Nella ripresa entra Bacinovic in luogo di Marchi nella Sammetese, Bacinovic ex Lanciano. Nel Teramo invece c'è Tulli al posto di De Grazia, una sorta di 3-4-1-2. C'è questa grande opportunità per Gondò, il colpo di testa debole, praticamente occhi negli occhi col portiere della formazione marchigiana Perina. Entra Panico in luogo di Gondò. Il numero 7 si mette subito in evidenza su questo calcio di punizione di De Grazia, il tentativo proprio di Panico, la respinta del portiere Perina e poi si mangia un gol clamoroso Milillo, che tra l'altro si trovava in posizione di offside non rilevata dall'arbitro della contesa. Poi il tentativo di Panico da buona posizione colpisce male l'arbitro, lo ricordiamo, Capone di Palermo. Altre sostituzioni, tutti gli attaccanti in campo, esce anche Bacio Terracino al suo posto San Domenico, siamo al 71esimo e qui Valente è entrato in corso d'opera, carica il destro, grande risposta di Tomas Calore, si mette in evidenza Ventola, tra i migliori, guardate là solo, del giocatore di proprietà del Pescara che entra in area e poi esplode questo fendente che colpisce l'esterno della rete, della porta difesa da Perina. Siamo all'81esimo, se ne va sull'esterno ancora Valente, più veloce di Milillo, è tutto solo miracoli, è entrato in corso d'opera, grande parata ancora una volta di Tomas Calore e poi l'ultimo tentativo sempre di Rapisarda che sfiora una clamorosa doppietta l'ex aquilano, ancora un intervento puntuale dell'estremo difensore del Teramo. Samb batte Teramo 2-0, purtroppo il Fano ha battuto il Mestre 1-0, la rete decisiva di Eklu al 39esimo è andata parzialmente bene, diciamo così, col pareggio del Pordenone sul campo del Vicenza, ma anche il Sant'Arcangelo è uscito imbattuto da questo turno, perdeva a Salò contro la Feralpi, il gol di Guerra, 18esimo centro stagionale per il Re dei Bomber del campionato di Serie C, Girone B, e poi c'è stato il pareggio della squadra di Karel Zeman, terzo risultato utile consecutivo per i romagnoli che dovranno giocare tre partite, mentre il Teramo dovrà giocare soltanto due partite. Ricordiamo che domenica prossima il Teramo osserverà un turno di riposo, tra due settimane lo scontro diretto fondamentale in chiave salvezza sul campo del Fano e poi la squadra di Ottavio Palladini chiuderà la stagione regolare in casa al Bonolis contro la Reggiana. Ricordiamo altresì che al termine di questa stagione retrocederà soltanto una squadra in Serie D dopo lo spareggio tra l'ultima e la penultima della graduatoria. Sono le 18.40, siamo sempre in diretta su Rete 8 Sport, vi abbiamo mostrato le azioni salienti di questa partita, ripetiamo, la Samb ha prevalso 2-0, i gol nel primo tempo al 9° il vantaggio firmato da Rapisarda, al 24esimo il raddoppio di Stanco. E andiamo allora alla Riviera delle Palme, credo al telefono, dal nostro inviato Paolo Durante, ci sei Paolo? Sì, buonasera Massimo, buonasera ai nostri telespettatori, hai riassunto in maniera eccellente la cronaca di questa partita, io direi che all'Assemblea del Paese è bastato un tempo per avere ragione del Teramo, soprattutto nei primi 45 il Teramo in pratica non è riuscito ad esprimere il proprio gioco, anche perché la Samb Nadettese, va detto, è una squadra molto forte e quindi è riuscita a segnare due volte con Rapisarda e Stanco, come hai ricordato tu, e poi nella ripresa il Teramo sicuramente ha giocato meglio, ha creato alcune occasioni per poter in qualche modo riaprire la partita, però fatto sta che la Samb Nadettese si è limitata un po' a controllare e a gestire, anzi poteva anche segnare forse il terzo gol nel finale, comunque sarebbe stata una punizione troppo pesante per il Teramo. Teramo che, non so, io ho avuto l'impressione che forse nel primo tempo abbia accettato un po' troppo il confronto aperto con una squadra tutto sommato tecnicamente più forte, forse poteva difendersi un po' di più, secondo il mio modesto parere, e non giocarsela proprio a viso aperto, tant'è vero che se andiamo a rivedere i gol del
soprattutto il secondo della San Benedettese, addirittura da un calcio d'angolo in favore secondo del Teramo. Sì, è clamoroso, c'è stato un errore, credo, da parte di Ventola. Sì, Ventola che ha bucato l'intervento. Sì. Però, insomma, è chiaro che, come dici tu, forse ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato l'approccio. L'approccio è stato pessimo, sì. Questo è poco ma sicuro. Sicuramente, in classifica adesso il Teramo credo che sia terz'ultimo, sì. E come ricordavi tu si giocherà tutto o quasi nella partita tra due settimane, in pratica, perché poi riposerà a Di Fano, altra trasferta, e poi chiuderà in casa con la Reggiana, e sicuramente lì sarà uno scontro non diretto a Fano ma direttissimo. Poco fa, Massimo, abbiamo sentito, l'unico che siamo riusciti ad intervistare, il presidente della San Benedettese, Franco Fedeli, il quale ha salutato Palladini, perché insomma Palladini qui, oltre ad essere nato a San Benedetto, è stato qui in diverse occasioni ad allenare la squadra. Tra i due i rapporti, nonostante Fedeli sia un presidente vulcanico, sono rimasti molto buoni. Lo ha salutato, gli ha fatto i migliori in bocca al lupo e ha anche detto, io gli ho fatto proprio questa domanda, si salverà questo Teramo? Me lo auguro, ha risposto testualmente, solo per Palladini. Quindi grande stima nei confronti del tecnico Ottavio Palladini. Poi abbiamo intervistato anche in realtà Rapisarda, l'autore del primo gol della San Benedettese. Rapisarda, che sapete, ex giocatore dell'Aquila, anche in questo caso ha avuto un pensiero per la formazione rossoblù, si è augurato che possa risolvere i grandi problemi economici che ci sono, appunto, che attanagliano la formazione rossoblù. Intanto è arrivato adesso, Massimo, in zona mista il tecnico Eziolino Capuano. Magari ascoltiamo, riesco a farti che... sentire qualche sua parola. Ecco, sì. Capuano. Abbiamo preparato la partita bene, l'abbiamo aggredita. Il primo gol è frutto di tutto ciò che avevamo visto, vale a dire questa palla scavata con il taglio per accorciare la linea, l'inserimento di Rapisarda. L'abbiamo provato e riprovato. Anche il secondo gol, siccome loro difendevano molto bassi, noi abbiamo provato lo scarico cercando Bellomo e poi facendo entrare un centrocampista e una punta. Sicuramente nella fase centrale del secondo tempo sono dovuto intervenire dalla panchina, perché magari loro hanno giocato con due punti e un tre quarti, noi avevamo il centrocampo aperto, abbiamo cambiato, poi non c'è stata, penso, loro hanno fatto un tiro in porta, però secondo me c'erano 5 metri di fuorigioco sulla ribattuta. Posso fare solo i complimenti alla mia squadra, perché abbiamo battuto una squadra che fuori casa mi sembra che aveva fatto bene ovunque, l'abbiamo battuto, penso, in modo netto, inequivocabile, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Siete, sono migliorati adesso i rapporti con il presidente Fedeli? Ascolti, io non faccio polemica, io ho una certa età, io faccio l'allenatore della San Benedettese e alleno la squadra, le altre cose è tutta aria fritta, quindi mi interessa poco, io non devo fare nulla e né penso di dover dimostrare qualcosa più di quello che sto dimostrando. C'era avuto qualche timore nella ripresa che Teramo potesse riaprire la sfida? Un po' passati ritmi, ma comunque cercava di gestire la gara. No, la San Benedettese ha preparato la gara per attaccarli altissimi, quindi con pressione ultra offensiva, e abbiamo rischiato anche nell'andare nell'uno contro uno nelle catene. L'abbiamo provata bene, è normale che poi c'è stato un dispendio a livello organico, è normale che poi sono dovuto intervenire, altrimenti è inutile fare l'allenatore. L'allenatore è colui il quale è in grado anche di leggere la partita. E questo era Eziolino Capuano, vi abbiamo fatto sentire una parte naturalmente, sì, delle sue risposte. È arrivato anche Ottavio Palladini, però adesso è intervistato prima dai colleghi della RAI. Allora, Massimo, non so se possiamo concludere qui. No, devo dire che è straordinario il Sodino Capuano, che conosco da tanti anni, sicuramente sì, un ottimo allenatore, però quando dice che in occasione del secondo gol il Teramo si difendeva a basso in quel momento, in realtà forse non ricorda bene come è nato questo secondo gol su un calcio d'angolo battuto proprio, sì, dal Teramo, e lì c'è stato un capovolgimento di fronte. Tra l'altro il merito va scritto, per carità, alla San Benedettese, perché il contropiede è stato letale e fulmineo, però dire che in quel momento il Teramo
Teramo si sta difendendo basso, mi sembra insomma, che non risponda proprio alla realtà dei fatti, però lo conosciamo, Capuano è così un personaggio e comunque la San Benedettese ha vinto meritatamente questa partita, soprattutto come diceva Ezzolino Capuano, in virtù di un primo tempo, soprattutto i primi 30 minuti, Paolo, in cui non ha concesso nulla, soprattutto è stato molto ma molto alto nella pressione, ha aggredito altissimo i difensori, i centrocampisti del Teramo che non hanno avuto possibilità di respirare e quindi sicuramente la San Benedettese l'ha preparata bene sotto questo profilo. Il primo gol però è stata sicuramente è stato figlio di una disattenzione di Varas che ha dimenticato completamente Rapisarda che si è inserito alle sue spalle e forse secondo me anche Calore poteva fare qualcosa perché la palla praticamente è caduta quasi all'altezza della sua area di competenza. Non so se tu hai avuto la stessa impressione. Sì, sicuramente su Varas che ha perso il controllo del giocatore che ha poi segnato, sicuramente in quel momento c'era credo nelle vicinanze anche Milillo che però era un po' attardato perché era più sulla parte centrale. Intanto Massimo facciamo così, ti faccio sentire a beneficio dei telespettatori anche qualche dichiarazione di Ottavio Palladini. La delusa di più oggi di questa sfida, un primo tempo in cui la San Benedettese ha avuto un buon approccio alla gara, invece il Teramo no. Ma diciamo che siamo partiti pure abbastanza bene, poi il gol che abbiamo preso da Polli, perché ripeto, lo sapevamo che facevano quella giocata lì, sapevamo benissimo che facevano quella giocata lì, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo anche fatto vedere e purtroppo ci abbiamo preso gol. Poi tempo invece in cui il Teramo ha preso il raddoppio su un calcio d'angolo a nostro favore su una ripartenza. Sì, il primo tempo, questo è il secondo tempo. Il primo tempo abbiamo preso il secondo gol su una ripartenza, calcio d'angolo a nostro favore. Quindi sì, è grave perché non si possono concedere questi gol a una squadra come la San Benedettese e quando concedi questi gol poi diventa difficile. Abbiamo provato, ripeto, a fare qualcosa ma abbiamo fatto poco, secondo me potevamo fare di più e dobbiamo fare di più perché così non riusciamo a essere, non si possono prendere questi gol così, perché questi gol significa regalare e non va bene. Ovviamente aver preso dopo 9 minuti il primo gol ha spezzato un po' magari anche oltre che gli equilibri e le intenzioni del Teramo, a noi ci è parso che il Teramo abbia accettato un po' troppo il confronto a viso aperto con una squadra che è molto forte dal punto di vista tecnico, forse potevate un momentino essere un po' più attenti in difesa magari per ripartire? Ma non è questo che abbiamo accettato il confronto a viso aperto, quando prendi questi gol così logicamente tutto quello che hai fatto in settimana viene un po' a vanificarsi, no? Perché dopo 9 minuti prendi un gol che avevamo preparato più di una volta, logicamente poi prendi un gol su un contropiede, su un calcio d'angolo a nostro favore, quindi diventa tutto più difficile, no? Quando c'hai i giocatori dell'altra parte con la qualità di Ala San Mettese, di Bellomo, di altri giocatori, di Stango, la fisicità di Stango, quindi sicuramente quando fai questi errori li paghi a lungo andare. Poi ripeto, nel primo tempo c'è stata magari una buona reazione, una timida reazione dove abbiamo fatto qualcosa di diverso, dove Bacio Terracino è stato fermato da Perina in modo miracoloso, magari se fai quello lì riapri la partita. Si è provato nel secondo tempo a riaprirla? Nel secondo tempo abbiamo provato a riaprirla, abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, di mettere la San Mettese magari in difficoltà con la mezza punta delle due punte. Abbiamo tenuto campo bene, forse abbiamo tenuto molto possesso palla, abbiamo tenuto bene anche a livello territoriale il campo, però abbiamo concluso poco in porta. Ci sono state 2 o 3 situazioni dove è stato bravo Perina, una è stata miracolosa sulla respinta di Milillo, poi non so se era fuori gioco e questo non lo so dire. Sinceramente il segnalino non aveva sbandierato, aveva lasciato correre, è stato miracoloso Perina, poi c'è stato qualche altra azione dubbia, però ripeto, abbiamo fatto poco anche se abbiamo tenuto bene il campo. Siete scivolati al terz'ultimo posto e adesso c'è una pausa per voi, naturalmente poi vi giocherete un po' la stagione o quasi a Fano. Sì, purtroppo domenica prossima noi riposiamo, eravamo venuti qua con l'intento di portare a casa il risultato positivo, non
non ci siamo riusciti, e quindi vorrà dire che dobbiamo andare a fare a Fano la partita della vita, perché per noi sarà veramente la partita come se fosse uno spareggio play-out. Davvero l'ultima, almeno per me, Palladini, prima il presidente Franco Fedeli ha avuto delle belle parole per lei, anche se ha detto poteva salutare la curva, è stato esposto anche uno striscione che sicuramente avrà visto. Ma no, io ho salutato la curva, ho fatto un gesto con una mano, ma non perché dovevo fare cose eclatanti, ho salutato la curva, l'ho salutato, ho fatto un gesto con la mano, so quello che hanno fatto i tifosi, fa piacere, no? Perché poi quando viene apprezzato, ma al di là dei risultati, secondo me quando uno viene apprezzato come uomo, questa è la cosa principale. Poi l'allenatore può piacere o non può piacere, queste sono, però io in quel momento ho fatto un gesto, ho salutato con la mano, ma ero preso anche dalla partita e quindi non potevo fare cose. Perfetto, e questo era Ottavio Palladini, che ha anche un po' in qualche modo replicato a quanto ci aveva detto il presidente Franco Fedeli, che ha avuto sì parole di elogio, però si era un po' lamentato di questo fatto, almeno forse lui non ha visto questo saluto che Palladini ha riservato ai supporters rosso-blu. Perfetto, anche se conosciamo Ottavio Palladini, non è che facciamo i difensori d'ufficio, ma Ottavio Palladini è stato sempre sobrio nei suoi atteggiamenti, quindi crediamo assolutamente ad Ottavio Palladini, che poi è di San Benedetto, quindi non avrebbe avuto nessun motivo per fare l'esatto contrario come sosteneva Fedeli. Grazie a Paolo Durante, grazie per questo collegamento, per le interviste che ha realizzato, buon ritorno a Rete 8, naturalmente il servizio di Paolo Durante nel corso della domenica sportiva. Si parlava di Bellomo, della grandissima qualità degli attaccanti di cui dispone proprio Eccelino Capuano per quanto riguarda il reparto offensivo. Beh, insomma, Bellomo lo ricorderete un po' tutti, segnò un gol da favola all'Adriatico Giovanni Cornacchia, la stagione fantastica di Zeman, il Pescara che fu promosso, che centrò la promozione in Serie A nel 2012, il giorno prima purtroppo morì Franco Mancini, militava nel Bari Bellomo e segnò il gol della vittoria del Bari all'Adriatico con una parabola giottesca da circa 45 metri a scavalcare Luca Anania. Chiudiamo qui l'appuntamento con Terzo Tempo Live, abbiamo parlato diffusamente del campionato di Serie C, purtroppo di questa sconfitta del Teramo 2-0 a San Benedetto, sicuramente si complica ulteriormente la situazione di classifica, il Teramo riposerà domenica, ha una partita in più rispetto alle altre squadre formazioni che lottano per evitare la retrocessione. Poi il Teramo giocherà a Fano tra due settimane e quello sarà uno scontro verità per i biancorossi di Ottavio Palladini, e chiuderà il Teramo la stagione regolare in casa con la Reggiana. È tutto, grazie a Danilo Cinquino in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.